qualcosa sul passo, perché il film sarà preceduto dal passo, che è un film, anche un episodio, ma è piuttosto lungo, che era l'episodio di Amori pericolosi, lo vedremo prima. Forse anche su quello è bene spiegarlo. Anche quello è un film di genere, in fondo, no? Era anche quello, sì, due parole sul passo. Il passo, che è stato, faceva parte di un film a episodi, erano tre, il film si chiamava Amori pericolosi, sì. Erano tre episodi, uno di Lizzani, uno di Giannetti, che era uno sceneggiatore abbastanza noto all'epoca, perché parlo sempre di 50 anni fa, e l'altro era mio, mi dimenticavo, il terzo ero io. E io ci sono finito un po' per caso dentro. Il produttore esecutivo era Morris Ergas, un levantino intelligente, un po', anche un po' imbroglione, ma simpatico, il marito di Sandra Milo. Non so, a me un giorno mi chiamano all'hotel Excelsior, una via di Via Veneto, un albergo più importante. Vogliono vederti perché ti propongono un film. E chi era? Ma è gente che viene da Napoli. Era il giro di Amoruso, Amato, che erano legati alla Rizzoli, una cosa così. Vado in questo albergo, al primo piano, una suite addirittura bassa, mi apre uno nudo con una vestaglia di seta azzurra addosso, ma aperto tutto, questi, venga, si accomodi, come se niente fosse, mi ha offerto di fare l'episodio di un film, parlando un po' in napoletano, ma sembrava un gangster, quei gangster che si vedono al cinema, quelli, i gangster che ti piacciono tanto, che a me piacevano tanto, che andavo a vedere, e stava lì davanti a me, un bel uomo, magro, vestito d'azzurro, così, che mentre trattava del film e cosa, si vestiva tranquillamente, si è tolto la vestaglia, si è messo le mutande, i calzini, seduto sul letto, le scarpe, parlando, così, è nato così il film. E io ho fatto quell'episodio. Perché hanno chiamato me? Credo perché l'avevano offerto il film a un regista francese, abbastanza di nome, non mi ricordo però chi fosse. Perché il film era di Rizzoli. Rizzoli aveva, non so come chiamarla, un'amichetta, una sua protetta, che era la Graziella Granata, era un'attricetta, così. E una delle condizioni era di usare la Granata. Il regista francese aveva detto di no. Hanno chiamato me, che battevo per fare dei film, ma ero un pivellino, che è infatti, e non mi sono pentito, perché la Granata è bravissima, tra l'altro, in questa cosa. Anzi, è carina e molto brava. Oh, basta. Volevo dire, essendo uno dei miei debutti importanti, io mi scatenai, dovevo fare il soggetto. Il soggetto doveva essere tipo Gran Guignol, proprio la raccomandazione commerciale era fare dei Gran. E io ho inventato la storia di una moglie azzoppata che diventa un incubo per il marito, eccetera. Una storia strana, dove mi sono abbandonato agli estetismi più sconsiderati, insomma, ne è venuta a fare una cosa alla Cocteau addirittura, ma bello, non male, insomma, funziona. Ok, guardatelo.